Marcia di protesta questa mattina su Segana, operai capisquadra Electrolux e il corteo chiedono aiuto al governo per evitare gli esuberi. Incentivi perché la multinazionale degli elettrodomestici resti qui, la proposta di Zaia che fa fronte comune con la Serracchiani. Ordinanza antismog in città monta la protesta di commercianti e artigiani, il sindaco Manildo risponde, non si torna indietro. Telecamere oscurate, video poker saccheggiati per 10.000 euro, l'assalto al centro SNAI di Viale Repubblica, tutto ripreso in un video. Terralta Veneta, nuovo nome dopo la fusione di Villorba e Povegliano, ma a molti non piace, così parte la raccolta firme. Studenti e tanti volontari per un weekend di sfida a Conegliano, la raccolta differenziata diventa una gara di educazione civica. Una buona serata dalla redazione di Treviso. In apertura il caso Electrolux. Solo il governo può fermare quel che sta accadendo alla multinazionale. L'appello degli operai che oggi hanno marciato occupando la Pontebbana per la prima volta anche con i capi squadra. Sì. Loro la definiscono una passeggiata, il blocco della Pontebbana per protesta, un assaggio di quello che potrebbero fare se le cose dovessero precipitare come si teme da queste parti. Non abbiamo più parole. Electrolux, 140 esuberi è su Segana, che insieme a quelli già previsti arrivano a un totale di quasi 400 persone. Ci sono diversi impiegati, capi squadra, noi operai, e vedremo, sarà dura, però tenteremo a fare il possibile. Speriamo di essere uniti anche i prossimi giorni. Perché qua sì, che la gente capisca la situazione. Vuol dire che nell'arco di 2 anni corriamo il rischio di dimezzare lo stabilimento, uno su due qui viene considerato un esubero. Frigoriferi in Ungheria, lavatrici e lavastoviglie in Polonia, solo sindaci e governo possono fermare la fuga delle imprese, dicono i dipendenti, che hanno previsto 16 ore di sciopero nei prossimi giorni. Si sta parlando di investigazione, che per noi vuol dire chiusura. Storicamente tutti gli stabilimenti investigati sono stati chiusi o sono stati ridimensionati. È già 38 anni che sono qua e trovarmi in questa situazione adesso, nel più bello che stai aspettando la pensione, ti trovi a casa, senza lavoro. Accordi continui, contratti di solidarietà, gli straordinari in agosto, ma è di nuovo tempo di lottare per il posto. Ci dicono che noi passiamo 13 euro all'ora contro i 3,90 euro dei polacchi, è impossibile competere con questi assolutamente. In serata l'incontro in comune con i sindaci di Susegana, Santa Lucia e Conegliano. Per chi sta al governo, ancora la voce dei lavoratori, ancora la devono sentire, questo è un semplice assaggio. Il governo deve dare un grande segnale all'appello del presidente Zaia proprio sul caso Electrolux. Letta ne approfitti cambiando la legge di stabilità. Dico solo che il governo dia un colpo di reni, approfitti della legge di stabilità in discussione in questo momento in Parlamento per dare un grande segnale, perché la ripresa dell'economia non la possiamo programmare quando tutte le imprese se ne saranno andate. Così il governatore Luca Zaia torna sull'allarme che ancora una volta riguarda la Electrolux. Nelle prossime ore sarà a Roma al tavolo dei presidenti di regione per discutere dei costi standard e sarà l'occasione per chiedere interventi forti a favore del mondo imprenditoriale. Cuneo fiscale, più soldi in busta paga dei lavoratori, diminuzione della pressione fiscale e tutta una serie di defiscalizzazioni per promuovere l'economia, iniziando da queste imprese tipo Electrolux, che non deve licenziare dipendenti ma deve investire ancora di più qui da noi e assumerne. Su questo fronte comune con Deborah Serracchiani, perché nello stabilimento del vicino pordenonese saranno 200 gli esuberi. Una soluzione si può trovare, ne è convinto il segretario CISL Bonanni in queste ore a Padova. Secondo me c'è un margine, perché ci sono mille ragioni che portano appunto alla discussione con noi. Il segretario risponde anche al primo cittadino di Susegana, Vincenza Scarpa, che aveva sottolineato come in questa vicenda le colpe fossero anche dei sindacati. C'è sempre qualcuno che fa questi discorsi perché pensano di inserirsi nel dibattito, ma al sindaco di Susegana gli dico, venga con noi tutti i giorni, come abbiamo fatto sempre, a sostegno della, non solo del lavoratore ma anche della produzione. E oggi sono stati resi noti i risultati dell'indagine Monitor Regione di Data Media sull'apprezzamento dei governatori in Italia. Il presidente Luca Zaia si conferma stabilmente tra i più apprezzati, terzo dopo il toscano Rossi con il 58% dei consensi e Zingaretti del Lazio. Il leghista è appena 1,5 punti di distanza con il 57,5% dei gradimenti. E ora il piano antismog, blocco del traffico a Treviso, non si parla d'altro.
I commercianti sono infuriati, infatti avrebbero già registrato un calo di clientela. I clienti tutta la mattina che protestano. I pochi che sono venuti, perché tanti non sono proprio venuti. Commercianti imbufaliti per il blocco del traffico scattato ieri, città letteralmente deserta, sbottano. Per i negozi del centro rischia di essere il colpo di grazia. Ieri mattina era proprio vuota la città, secondo me la gente ha anche un po' di paura quando succedono queste cose. Obiettivamente c'è stata una notevole flessione al pomeriggio. Il problema sono ben alte, sono le caldaie e tutto il resto, quindi così crea solo che più disagi hanno i commercianti, ai cittadini e a tutto quello che gli va dietro. La gente che è residente non può muoversi negli orari normali, pertanto per noi è una presa di posizione da parte del sindaco che non va bene, assolutamente. Il blocco del traffico non aiuta, queste nuove restrizioni sugli euro 3, euro 4 creano confusione, non portano gente e il comune come al solito non fa molto. Tanti hanno i furgoni datati, non possono cambiarlo perché la situazione sappiamo com'è, quella economica, e quindi si trovano nell'impossibilità di lavorare. A Cassugana nel frattempo l'assessore alle attività produttive Paolo Camolei ha premiato per i 50 anni di attività due storici fruttivendoli della Pescheria, contenti del riconoscimento ma realisti sulla situazione. La città sta morendo, sì, è vero questo che la città sta morendo, perché non c'è traffico, la gente è spostata tutta fuori. Questo blocco di auto mandano tutta la gente sugli ipermercati, dove che il ramo frutta e verdura è una cosa delicatissima. E se da noi che trovano un frutto un po' screziato vengono a brontolare, era marcio. Quello che trovano al supermercato lo buttano via e stanno zitti perché non possono andare a reclamare da nessuno. Per andare incontro ai negozianti la giunta ha deciso di assegnare un contributo di 200 euro per l'acquisto di smartphone, tablet e computer. Quanto al blocco del traffico non si torna indietro. Abbiamo cercato chiaramente di creare il minor disagio possibile ai commercianti, però non possiamo nemmeno non ottemperare alla salute e ai diritti dei cittadini. Con questa ordinanza si penalizzano anche artigiani e pensionati, così il direttore della CNA che nel corso di Linea Diretta ha lanciato un appello al comune. Se io ho un imprenditore che ha il suo furgoncino che è già in regola con la revisione, questo qua dovrebbe poter accedere al centro storico per fare i lavori o al comune. Poi ho una situazione molto delicata verso migliaia di pensionati. Migliaia di pensionati che hanno mezzi Euro 1, Euro 2, ma che non si possono permettere di poterli cambiare. Da un lato perché hanno pensioni molto basse, dall'altro lato perché sono in là con gli anni. Allora chiediamo al Comune di Treviso di fare una deroga per i pensionati con livelli di reddito ISEE inferiori ai 20.000 euro. Quelli pensionati che hanno redditi complessivi inferiori ai 20.000 euro girano con la propria macchina insieme a una dichiarazione ISE. Ma sull'ordinanza antismog non si torna indietro, a costo di richiamare personalmente a casa tutti quelli che hanno telefonato per avere informazioni, dicono sindaco e vice sindaco. Ieri 13 multe, oggi per la violazione del blocco del traffico 0, malgrado i vigili abbiano controllato 50 veicoli. La terapia d'urto sta funzionando, i trevigiani si stanno adeguando, ma monta la protesta. La critica più frequente è che si stia penalizzando chi soldi per cambiare l'auto non ne ha. Ieri sera in consiglio comunale il sindaco ha dovuto motivare a lungo la scelta, mentre in municipio e al comando dei vigili continuano ad arrivare richieste di chiarimenti, alle quali il vice sindaco Roberto Grigoletto e gli agenti della municipale risponderanno a uno chiamando i cittadini a casa. Non vogliamo punire nessuno, il nostro non è un atteggiamento persecutorio, ma stiamo cercando di ascoltare tutti i cittadini che ci stanno chiamando, anzi già il vice sindaco, anch'io personalmente e i vigili stanno rispondendo a tutte le persone che ci stanno chiamando, chi per chiedere chiarimenti, chi per rappresentare le proprie esigenze. Manildo e Grigoletto pronti a richiamare personalmente gli automobilisti infuriati dunque, perché dicono l'ordinanza tanto contestata non si tocca, ma col buon senso si risolve tutto. Ci sono molte possibilità che tengono conto delle esigenze delle imprese artigiane che devono andare in cantieri, che devono andare in luoghi di lavoro, la possibilità di lavoratori autonomi che devono raggiungere dei posti per poter lavorare, tutto questo tramite l'autocertificazione dove si indica cosa si va a fare, il materiale che si trasporta o l'attività, il luogo che si deve raggiungere. L'Europa avrebbe preteso anche il blocco dell'Euro 3, Treviso sul fronte smog è già a 40 sforamenti.
20 da inizio anno, contro i 35 consentiti per legge. Qualcosa contro lo smog bisogna pur fare. È un nemico che assolutamente bisogna combattere, pur essendo invisibile, e questo, probabilmente questa ordinanza ci fa sbattere la faccia di fronte a questo nemico, e quindi il primo impatto non è assolutamente piacevole, ma siamo convinti che insieme riusciremo a superare anche questo problema. È proprio il blocco del traffico per ridurre lo smog al centro del nostro Linea Aperta. E voi cosa ne pensate? Entra in vigore l'ordinanza anti-smog. Giusto limitare il traffico? Diteci la vostra opinione scrivendo come sempre i vostri messaggi via SMS al 340-3218-806 oppure via posta elettronica all'indirizzo redazione@reteveneta.it o ancora lasciandoci i vostri messaggi su Facebook. Ancora un furto al punto SNAI di Viale della Repubblica a Treviso. I ladri stavolta sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Hanno forzato una finestra sul retro, poi in due, con addosso giubbotti e cappucci, sono entrati nella sala scommesse, svaligiando slot machine, videopoker e cambia monete. Una dozzina gli apparecchi scassinati con un piede di porco. Il colpo, l'ennesimo, nella notte, al punto SNAI di Viale della Repubblica, già visitato dai ladri a inizio ottobre. Verso 1:30, 1:40 sono entrati dentro due individui, sforzando una finestrella, e hanno fatto, diciamo, razzia di tutto quello che c'era nella sala slot. 10.000 euro l'ammontare del colpo tra danni e bottino. Ladri esperti, quelli entrati in azione, tutt'altro che improvvisati, visto che hanno oscurato le telecamere di videosorveglianza prima di agire. Hanno oscurato, diciamo, un sensore, e così hanno avuto tempo di fare, in circa un'oretta, di fare quello che dovevano fare. Molto veloci e anche abbastanza preparati, perché ogni macchina ci mettevano 20-25 secondi, quindi erano bravi. Viene voglia di chiudere, di mollare tutto, si sfoga il titolare. La polizia è brava, però arriva fino a un certo punto. Noi lo stesso possiamo mettere qualunque tipo di allarme, però sono troppo bravi. Gente dell'est, penso, e quindi ancora più sgamati e più bravi dei nostri. Da Treviso a Villorba, dove è stata lanciata una raccolta firme per individuare un nuovo nome per il comune che nascerà dalla fusione tra Villorba e Povegnano. Taralta Veneta infatti non piace ai cittadini e commercianti che ora stanno cercando insieme un'alternativa. Questo nome assolutamente non rispecchia nessun cittadino. Ho sentito discutere qui in negozio sulla scelta del nome. E perché Taralta Veneta non piace a nessuno. Dicono che sarebbe la cosa migliore Villorba, ma non si può fare. I commercianti e i cittadini hanno le idee chiare. Taralta Veneta, il nome scelto per il comune che nascerà dalla fusione tra Villorba e Povegliano, non piace a nessuno. E così da ieri in 20 negozi della zona è iniziata una petizione dallo slogan eloquente "Diamoci un bel nome" per cercare un'alternativa che accontenti gli oltre 20.000 futuri cittadini della nuova realtà territoriale. Un centinaio le firme già raccolte per le tre possibili soluzioni: Villa Paola, Glaura e Villa Pieve. Al momento sarebbe quest'ultima a spuntarla. Qui Taralta non è tanto simpatico, non sta simpatico a nessuno, e però vedo che sta andando alla maggiore Villa Pieve. Dai dati che ho io qua, sul nostro foglio qui, Villa Pieve. Il nome più gettonato adesso, per adesso, è Villa Pieve. In ogni negozio allegate alla petizione le origini dei tre nomi e il loro significato. Il termine per la raccolta firme è previsto per il 7 novembre, quando verrà consegnata alla regione, ma qualcuno se la prende con calma. Sono presa comoda, dico, tanto c'è tempo fino alla domenica 3, siamo ancora al 29, presto. Un migliaio di firme potrebbero davvero fare la differenza e dar ragione ai cittadini, ma spetterà solo al Consiglio regionale l'ultima parola. Chi la spunterà? A Conegliano quello appena trascorso è stato un fine settimana all'insegna della pulizia. Studenti, volontari e semplici cittadini tutti mobilitati per una città più pulita, e tra loro anche tanti stranieri. Quando la raccolta differenziata diventa arte, così Conegliano ha cercato di sensibilizzare i cittadini ad un maggior rispetto dell'ambiente, che nello scorso fine settimana ha portato alla raccolta di oltre 21 quintali di rifiuti sparsi per tutto il territorio.
è il risultato della 3 giorni organizzata dal Comune in collaborazione con Savno, alle quali hanno partecipato quasi 1000 conegliani tra volontari, studenti e semplici cittadini, e tra loro anche tanti stranieri. Che è la nostra città e che viviamo qua e che siamo contenti. È una delle voci del gruppo di camerunesi che da tempo vivono a Conegliano. Diamo una mano anche a, non solo al camerunese, ma a tutti gli altri, quelli che hanno bisogno. Solidarietà che si esprime anche nel tenere tutti assieme una città più pulita, dove, manco a dirlo, in prima fila ci sono sempre gli alpini. La sporcizia c'è sempre, però non vorrei dire che quest'anno era più sporco dell'anno scorso. E quindi secondo me sono i soliti maleducati che continuano a fare quello che hanno sempre fatto. Alla fine la lista segna 12 quintali di secco, 3 quintali di plastica, 5 quintali di ferro, 1 quintale di vetro, 10 pneumatici, 2 televisioni e un fornello a gas. Inoltre dalla pulizia dei giardini delle scuole sono arrivati 20 sacchi di aghi di pino marittimo e fogliame per 4 sacchi di rifiuto secco. Un risultato, ma anche una lezione pratica di educazione civica. La gente vede queste pettorine gialle e ormai questo è il quarto anno, la quarta edizione di Conegliano Città Pulita, e percepisce cosa stanno facendo, e questo senz'altro è di aiuto, perché magari qualcuno il pacchetto di sigarette se lo tiene in tasca invece di buttarlo per terra, e la cartaccia e la bottiglietta e l'acqua anche. Un container di aiuti per le popolazioni del Burkina Faso, a inviarlo i connazionali che vivono nella Marca. Dobbiamo aiutare i nostri fratelli a costruirsi un futuro lì senza emigrare. Persino una macchina caricata nel container diretto alle popolazioni bisognose del Burkina Faso. Una raccolta di materiali come elettrodomestici, vestiti, materassi e tutto quanto possa servire a dare una vita migliore a chi non ha niente. Questo è il progetto della comunità Burkinabè di Treviso. Tutto possibile gratuitamente grazie alla creazione di un fondo. Abbiamo creato il Fondo Italiano di Solidarietà con le associazioni di donne del nostro comune che cerchiamo di portare avanti. In questo momento stiamo costruendo anche il centro umanitario Italo-Burkina Faso denominato Centro Massimo Zanetti. Allora lì vogliamo costruire un liceo di quasi 12 classi per sostenere i tanti bambini che dopo il primo ciclo elementare non riescono a andare alle medie. Allora rimangono lì e a 16-17 anni prendono la via dell'emigrazione. Il progetto più ambizioso è quello di dare un futuro alle nuove generazioni nella propria terra di origine, creando cultura e speranza, facendo capire che la fuga non è la soluzione migliore e combattendo l'immigrazione partendo dalla base. Far capire a questi giovani che l'Europa non è quello che pensano, no, è un miraggio del deserto, avrai sempre sete. Allora ecco perché noi vogliamo far capire a questi giovani che è sul posto che devono rimanere e lavorare. Bisogna combattere l'immigrazione fin dalla base, sì, aiutando le popolazioni. Ancora il caos della politica al centro del dibattito di Focus, il nostro talk in onda questa sera alle 21.05. In studio con il direttore Luigi Baccialli e come sempre in diretta anche Daniele Stival, Renato Boraso, Bruno Cesaro, Roberto Padrin, Paolo La Placca, Stefania Barbieri e Alberto Montagnier. Come sempre ampio spazio ai vostri sms. Ed è tutto per questa sera, vi ringraziamo di essere rimasti in nostra compagnia, vi auguriamo una buona serata. Arrivederci.